Nuova puntata di Zolod, questa volta oggi ho deciso di portare un po' di horror e per la precisione, dopo un po' di decisioni tra vari titoli, ho deciso di portare in live Devil Within. Allora ragazzi, prima di iniziare sempre live, un aggiornamento veloce per chi sta in live soprattutto. Abbiamo la nostra bella Stefi che anche lei oggi porti l'horror con Death by Light, il nostro Brioche con GTA 5, la nostra Sele con Fortnite, Jans con GTA 5, la nostra Sara Conno con GTA sempre anche lei 5 e il nostro Panzer con Crash Team Racing. Abbiamo anche in live la nostra Lady Alexis, che spero che per domani riuscirà a risolvere il problema dello streaming. Quindi ragazzi, date tanto sostegno e appoggio. Allora ragazzi, iniziamo cos'è Devil Within? Devil Within, per molti che sicuramente vi ricorderete, è uno dei tanti primi titoli horror, nonché primo gioco horror realizzato dallo stesso Shinji Mikami, il padre di Resident Evil, creato dopo che lasciò la Capcom dopo l'uscita dell'ultimo Resident Evil, ovvero Resident Evil 4 da parte sua. Devil Within, questa qui, è la versione remastered su PlayStation 4, perché uscì prima su PlayStation 3. Il gioco è uno horror psicologico e infatti ha ottenuto i migliori voti anche durante l'Hunger Games, l'uscita della demo. È stato anche classificato come un altro successore erede di Resident Evil. La storia di questo gioco un po' si sì. Scusate un attimo ragazzi. Che a suo tempo ha fondato la casa produttrice la Tango Game Horde. Mikami ha collaborato proprio con la Bethesda, realizzando questo degno capolavoro che vedremo in seguito un suo successivo, ovvero Devil Within 2, uscito prima, come ho già detto, su PlayStation 3 nel 2004 e versione rimasta 2014 e poi versione remastered su PlayStation 4, ha ottenuto i voti più alti della storia, classificando come il miglior horror tra i 2000. Adesso, come ben tutti avete ben saputo, a quanto pare è stato probabilmente annunciato che molto presto vedremo un possibile terzo capitolo della serie, ovvero Devil Within 3. Già molti hanno portato in live il secondo capitolo, che ha mostrato le migliorie del suo predecessore. Quello che avete appena visto sono le DLC del gioco, che ce ne sono esattamente 3, rilasciate in seguito anno dopo. Il gioco, come possiamo vedere, avrà le stesse caratteristiche principali viste soprattutto dalla cara amata serie di Resident Evil, a parte qualche piccola miglioria. Prima giocheremo la campagna principale e poi faremo anche le DLC. Queste sono il livello delle difficoltà.
difficoltà facile, normale. Poi quando avremo concluso il gioco ci sarà anche la difficoltà difficile e quella estrema, che in pratica non ne usciremo mai vivi. Intanto avviamo. Tutte le unità 1199, serve copertura codice 3, D, commenta l'ospita. 184, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 184. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, rispondete. Joseph, pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione, non riusciamo a continuare via radar con le unità alti. Qualcuno mi... Oh, cazzo! Cristo! Detective Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Ecco qui, ragazzi. Lui è Sebastian Castellanos, o Castellano. Egli è il protagonista principale del gioco ed è un agente di polizia, un detective. Come notate già dall'introduzione e dai vari scenari che vediamo qui, ci riportano in mente proprio il primo capitolo di Resident Evil. Vedete? Ogni cosa fa riferimento proprio al gioco originale, al suo predecessore. Visto che, come ho già detto, David Whiting è stato classificato come altro erede successivo della saga. Le macchine della polizia, guardate, vedete lo stemma? Fanno riferimento proprio all'unità STARS. Siamo ambientati nella cittadina di Christmas City, una città immaginaria degli Stati Uniti del Midwest. Ci troveremo proprio all'interno di questo istituto psichiatrico e questo è lo stemma della stessa corporazione che gestisce. Gran parte della trama ci fa sempre ricordare Resident Evil come l'Umbrella Corporation. Già il primo impatto vedendo macchine della polizia abbandonate in questo posto è come tornare a Raccoon City. Questi saranno i nostri compagni di squadra. Lei, il Detective Baker, che è, come vedrete l'avremo soprattutto nella DLC.
odore di sangue. Bene, stiamo allerta. Noi andiamo a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Eccoci qui all'interno della struttura. Come potete vedere, un vero bagno di sangue. Pazienti, infermieri. Ferito. Cosa è successo? Non può essere. Impossibile. Ruvik. Penso io. Le telecamere di sorveglianza ci diranno. Almeno abbiamo un coltello. Chiuso, merda.
Meglio muoversi prima che questo ci sventri come ha fatto a questo poveraccio. Ehi Fabio! Oh cavolo! Bene, un bel bagno di sangue, non c'è che dire. Ragazzi, vi presento il mio compagno avventura Fabio Deca. Anche lui è uno streamer e porta vari giochi sia sul PC che sulla console. Vi ricordo che stream ma tutte le sere tra il lunedì, il mercoledì, il venerdì, sabato e la domenica. Quindi non vi dimenticate di passare da lui e di lasciargli un bel follower. Dopo varie decisioni ho deciso di portare come titolo horror Devil Within. Che dici? Ho avuto una bella pensata? Come stai Fabio? Tutto bene? Mary come sta? Tutto a posto? Sono contento. Ah, mi dispiace. Sempre per il diabete, eh? Ciccia miseria. Mo come sta? Un po' meglio? Mamma mia. Meno male, meno male. Ah, non me l'ha scritto stamattina, dopo gli scrivo un bel messaggio. Dale sempre un bacio da parte mia, ok? Falla stare a riposo e non farle fare niente se non si sente bene. Ogni tanto fai pure tu l'uomo di casa, eh? Lo so. Il diabete spesso può fare questi brutti scherzi, una congestione è anche una di queste. A mio padre per una volta gli è capitato e a mia nonna, mamma mia, non ne parliamo proprio. Sicuro? Un degno uomo di casa.
Ti preoccupare, lo so che ti fai un sacco di cose a casa. Mary è fortunata ad avere te e tu sei fortunata ad avere lei. Comunque Fabio, il titolo si vede? Titolo, immagine, tutto? Sì, Lady stava streamando Resident Evil 2. Poi purtroppo ha avuto un piccolo problema con la connessione, non lo so bene, stava streamando da con il remote. E a un certo punto si è dovuta disconnettere. Domani vedrà di fare un'altra volta la live. Forse sarà stato un po' in maltempo, non lo so. A Monaco spesso fanno sti scherzi. Lo so. Pure a me, ad esempio, guarda, se non avevo la fastweb, ogni tanto il remote poteva andare KO. Meno male che l'unica cosa che mi può fare è laggarmi giusto giusto quei pochi secondi. Quei pochi secondi che mi può solamente laggare un po'. Per questo vorrei tanto portarli spesso con il remote, però sai qual è il fatto? Se gioco a giochi come questo, come Devil Within, Resident Evil, e a un certo punto lagga mentre sto facendo uno scontro o un combattimento, hai capito? Sarebbe un vero macello. Infatti non appena riuscirò finalmente a sistemare questo secondo schermo, tolgo questa chat, metto il gioco completo e potrò leggere tutto tramite il computer. Ok, continuiamo ragazzi, va, non posso fermarmi sembra, qua c'è un bel horror da fare. Comunque ragazzi, fra pochi giorni, oggi ne abbiamo due, fra quattro giorni, 30 anni inguaiato, ah mamma mia. Comunque ragazzi, io spero che dopo il mio compleanno, perché l'avrei preso anche un po' prima, vedrò di portare in live
tre dei possibili titoli: Descott, Control o The Mad of Medan. Uno di questi tre voglio riuscire a portare in live. Forza. Una gamba lesa e zoppo. Ditemi ragazzi, l'illuminosità va bene? Il colore, l'audio, tutto a posto? Dal sangue alla melma. Qui non c'è niente. Dove sarà l'uscita? Ecco qui un documento. Vecchia nota delle fogne. Oltre alla porta chiusa in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare. L'unica a sopravvivere. R. Una cosa in comune, come avete visto come in Resident Evil, che troveremo vari documenti che ci aiuteranno a capire la storia del gioco, anche e soprattutto degli indizi per risolvere alcuni principali enigmi. Forza. Nota del locale Caldarie, ore 13, inizio test del sistema STEM, ore 13 e un quarto. Funziona, confermata la sincronizzazione delle onde cerebrali con le perdite minime. L'esperimento procede, raccolta dei dati in corso. Ore 13.30, anomalia che coinvolge il soggetto. La persona che ha annotato i dati afferma di sentirsi male e poi è entrata in coma per ragioni sconosciute. Il dottore ordina di spegnere lo STEM. Ore 13.45, il personale lamenta nausea e presenti perdono conoscenza uno dopo l'altro. Chi è ancora in sé prova a fuggire dall'ospedale, ma per qualche misteriosa ragione non riesce. Lo STEM dovrebbe essere spento, ma le onde cerebrali del soggetto sono ancora sincronizzate con quelle della fonte. Ore 14, lui, quell'uomo, è apparso.
No, già l'ho giocato. L'ho giocato in digitale sull'Xbox. Mamma mia, quello della motosega. Ragazzi, vi ricordate a quale personaggio con la motosega l'abbiamo già visto in uno dei capitoli di Mikami? Vi ricordate in quale? Qua non si passa. Oh cazzo. Mi ha decapitato. È la prima volta che l'ho visto uscire, non usciva quasi mai. Sì, mi ha ammazzato.
Vieni da questa parte. Ce l'ho fatta. Muoviti. Ma hai giocato al primo? Hai giocato direttamente al secondo? Tiè, ho finito pure le sigarette. Qualcuno ha una sigaretta? Eccoci arrivati. Grazie per la sigaretta. Eccoci qui. Si torna indietro.
sente nessuno. Saranno tutti morti. Tutto bene lì dietro? Qualche scossone, ma tutto ok. Sarà tutto ok una volta via da qui. Tra poco saremo al sicuro. Ettie, che caduta! E abbiamo finito il primo capitolo. Ottimo! Così continui Lego Marvel. Io penso che lo farò domani pomeriggio invece. Rinvenuti cadaveri, cadaveri trovati vicino al lago. La causa del decesso resta sconosciuta. Nel villaggio di Eggrave sono stati trovati circa 10 cadaveri, tutti mutilati. Molti abitanti mancano ancora l'appello. Ehi, c'è nessuno? Eh sì. Yeah, mancavano solo gli scarafaggi. Siamo svegli. Come stanno tutti? La città? Di che cosa sta parlando? Al momento c'è soltanto lei. Questo è il posto che fa per lei. Lei qui è a casa sua. Sono stato ricoverata. Temo di non poter rispondere. Prego, firmi qui. Se non firma qui, non c'è modo di proteggere i suoi ricordi. Di qua, prego. Odore di ospedale.
Va tutto bene. Si calmi. Prego, si sieda. Mamma mia, sembra l'infermiera di Salentino un altro po'. Che diavolo! Non opponga resistenza. È per il suo bene. No! Basta! Ecco fatto, visto? Ora va. Oh mio Dio, sto impazzendo! Cosa mi devo far pensare? No! Io aspetterò. Oh, vero che sta prendendo fuoco, eh? Ah, guarda un po'. Che diavolo sta succedendo? Dove sono? Quello che rimane. Vedo che anche Bobonauta e la nostra Giglia Alpha Team sono appena entrati in live. Con Blair Witch. Questo è pure un bel titolo che dovremmo portare sul PC. Un horror soprannaturale.
Ecco qua. Beh ragazzi, per chi non la conosce, lei è Gillian Fatim, è una streamer e porta vari giochi su tutte le multipiattaforme, PC, console varia, e carica soprattutto i vari video su YouTube. È tornata adesso in live da una parecchia assenza, ogni tanto carica qualche video su YouTube. Ora sta portando anche lei Black White. Oh, vedo che il nostro amico anche lui in live sta portando Death God. E opla. Salutiamo pure a Mike intanto. Ok. Kidman, dove sei? Connelly! Ecco fatto. In questo modo posso usarla subito senza problemi. Però una cosa avete notato, ragazzi, i comandi sembrano simili a quelli dell'Xbox. Non ho mai capito il perché. Ecco fatto. Una bella ascia di sangue. E una mucca fatta a pezzi.
Sì. In fondo questo è un degno horror stile Mikami, ragazzi, non ve lo dovete mai dimenticare. Wow, ragazzi, si è messa a piovere di colpo. Scusatemi un secondo, ragazzi. C'ho paura che l'acqua possa entrare dalla cucina. Ok ragazzi, tutto a posto e tutto normale, meno male. Comunque una bella scarica d'acqua ci voleva, almeno si rinfrescherà un po' l'aria. Prima solo tre gocce, poi un sole che spaccava le pietre dalle 9 fino a 1. E adesso la pioggia e poi c'è il sole e fa anche caldo. Secondo voi è meglio stare a Napoli o a Milano? Che dite secondo voi? Ok, continuiamo. Ecco la nostra luce, la lanterna. Ragazzi, ditemi un po', questo fatto della lanterna vi piace? Stile proprio giochi veterani come Amnesia, Moonlight. Però Alan Wake teneva la torcia, eh. Connery. Mamma mia. Abbiamo appena fatto fuori un nostro collega. Abbiamo un revolver e solo i due colpi. Ecco fatto. Thank you.
Aspetta, sbagliato. Ecco qua. Prendiamo il gel. Male, male. Ehi. Volevi avvisarmi di questo? Tu sei Leslie, vero? Sono un poliziotto. Forse posso aiutarti. Merda. Come faccio a portarti in ospedale? Ospedale! Ma che cazzo? Come vedete, qui alcune trappole possono essere disinnescate. E sono utili soprattutto per preparare munizioni per la balestra. Alcune possono essere evitate, altre bisogna disabilitarle prima che ci saltino in aria. Questo è lo scatto che ci permetterà di correre più velocemente, però come vedete c'è la stamina, quindi tenete sempre d'occhio l'indicatore in basso. I fiammiferi, guardate. Una cosa che abbiamo visto soprattutto in Resident Evil Rabbit. Ehi Ernest, benvenuto in live. Ragazzi, vi presento Ernest79, anche lui è uno streamer, porta vari giochi soprattutto. Non vi dimenticate di passare da lui e di lasciargli un bel follower. Fa un bello showdown a Ernest, Fabio. La cosa più bella, vedete? Possiamo persino, mentre corriamo, possiamo anche sparare. Una cosa che ci può essere parecchio utile. Diario Sebastian Castellanos, novembre del 2004. Finalmente il distintivo Detective Sebastian Castellanos, mi piace, mi sembra di averci messo una vita, ma dicono che sia stato uno dei più veloci a scalare di gerarchia. Non vedo l'ora di iniziare, sono certo che come detective sarò meglio di come sbirro e non dovrò più indossare quella dannata uniforme. Anche l'aumento dello stipendio non è male. La polizia ha bisogno di aiuto. Ultimamente i criminali sono aumentati in maniera preoccupante. Christmas City è la città ed è il mio dovere proteggerla. Grazie Ernest, sei un vero amico. Ragazzi, vi ricordo che Ernest79 porta vari giochi, infatti sta portando Fallout New Vegas, il primo Ryzen, ha giocato Alan Wake e molti altri. Spesso fa molte video live raccontandoci su tutti i vari argomenti, specialmente i video ludici, e per sapere anche un po' sulle possibili notizie. Lo so Ernest, anch'io l'ho giocato, ma comunque non voglio citare niente perché so che molti di voi, nessuno di voi l'avrà mai giocato il primo capitolo o che avrà visto direttamente un video direttamente. La mia prima regola, ragazzi, si potrebbe sempre condividere le proprie esperienze, però bisogna godersi un gioco sempre fino alla fine. Comunque voglio solo dirvi queste parti qua. Ecco lo specchio.
diventando pazzo. Non so dire se l'incubo fosse quello di prima o questo. Che cosa le succede? L'infermiera di Silent Hill, però stavolta ha i capelli neri e porta gli occhiali. Questo è lo slot dello salvataggio. Da qui possiamo salvare i nostri dati del gioco. Però il gioco, come avete visto, si salva spesso in automatico. Questa è la cosiddetta stanza di salvataggio. Ok, Ernest. Come potete vedere, in questa stanza troveremo vari documenti per ogni volta che rientreremo. Gli articoli di giornale. Serial kill a piede libero. Il serial kill a piede libero. Le vittime sottoposte a interventi chirurgici. La polizia sembra convinta che si tratti di un serial kill. Si segnalano persone scomparse in vari villaggi della zona. Leslie. Si segnala scomparsa di Leslie Whiters. Il paziente psichiatrico Leslie Whiters è scomparso dalla sua cella al Beckham Mental Hospital. Ah, qua c'è pure il numero per contattare per caso se venisse trovato. Come avete notato, tutte le sue caratteristiche di questo gioco ci fanno molto ricordare il primo Resident Evil. Mikami, quando ha realizzato questo gioco, si è molto ispirato. Infatti, come vedete, ci sono varie citazioni e vari punti di riferimento che ci fa ricordare la saga di Resident Evil. Questa è la stanza del potenziamento. I barattoli verdi che abbiamo visto e che li troveremo anche addosso a vari nostri nemici ci permetterà di potenziare il nostro personaggio. Qua c'è l'albero delle abilità. La barra della vita, che come potete vedere arriva fino al livello 5. Lo scatto, il danno corpo a corpo e il recupero delle siringhe. Questa è la riserva che ci permetterà di portare un gran numero di munizioni. Bombe a mano, infatti ne troveremo vari. I fiammiferi, soprattutto. Le armi. Questo invece ci permetterà di potenziare la qualità delle armi. La potenza di fuoco, la cadenza. Tempo di ricarica. La capacità, soprattutto, che io non aumenterò mai in queste armi perché preferisco tenerle come sono, cioè un revolver a 6 colpi e a 6 colpi rimane, quindi aumenterò solamente il danno, la cadenza e il danno critico in alcuni casi. Allora, prima di tutto dobbiamo aumentare alcune cose. Che purtroppo non possiamo aumentare qua. Posso aumentare almeno un po' la riserva. Se no, possiamo solo aspettare un po' per aumentare. Una volta finito, ecco qua, vedete gli specchi? Ci permetteranno di ritornare nel nostro mondo.
Ah, niente, uno qua fuori che è in mezzo al traffico e suona con il clacson. Eccoci qua. Perfetto, lo abbiamo eliminato. Un'altra caratteristica che c'è molto nota come in Revelation 2, possiamo uccidere questi mostri colpendoli alla testa. Il mio consiglio, come sempre ragazzi, vi ricordo che sono molto difficili, cercate sempre di mirare la testa, oppure quando si sono girati di spalle di arrivargli e colpirli con il coltello. Come vedete è uscito il simbolo del fiammifero. Allora, quando sono morti così è inutile bruciarli, ma se nel caso vedete un bel gruppetto che potrebbero arrivare, massimo uno o due, lanciate subito il fiammifero e potreste anche eliminarli due in un solo colpo. Tenete sempre a mente questi consigli. Il gioco è un survival, ragazzi, quindi ricordatevi, cercate di risparmiare le munizioni, i medikit, perché qua ci potranno servire molto più avanti e man mano dobbiamo cercare di potenziare soprattutto il gioco. Eccola qua. All'inizio, ragazzi, sapete, io non ci avevo fatto caso, però guardate. Ecco fatto. Se notate queste statuine, se le dovete distruggerle, perché all'interno ci sono delle chiavi che vi farò vedere cosa servono per sbloccare. Siete di queste parti? Non so dove. Ce la faccio! Oh mio Dio. Grazie Fabio, io volevo dirlo più avanti, non appena arrivavamo in quella stanza. Che? Beccata sta...
Mannaggia. Fregato. Mamma mia. Che è diluvio. Ora ragazzi, mo vi faccio vedere una cosa. Wow ragazzi, ma avete visto le foto che vi ho pubblicato sul gruppo? Mamma mia! Wow, mi si è allagata tutta la strada da me. Io abito al piano terra, ma ho dovuto prendere una pezza perché mi è entrata l'acqua sotto la porta. Guardate, me ne faccio un'altra. Madonna, mamma mia, ma che è?
Ragazzi, scusate un attimo, devo asciugare per terra. Caccia Eva. E alla caccia.